coach l'ha vita, una fatica immensa, però per l'impegno, per il cuore che ci ha messo la squadra, si può dire che è un passaggio del turno meritato questo. Diciamo che non ci speravo, però appena ho visto iniziare la partita e come abbiamo giocato, ho detto che oggi era una partita da sudare, ma si poteva vincere. Non purtroppo, ma diciamo che i rigori sono stati alla nostra parte, come la prima partita della Coppa di Divisione. Passiamo questo turno, andiamo ai sedicesimi di finale e vediamo un po'. Ci riscattiamo un po' dalla sconfitta subita sabato in campionato, e serve a fare morale anche questo. Ecco, si può dire che in questi 40 minuti c'era proprio la voglia di mettersi alle spalle quel pomeriggio col Città sì, di Palermo. I ragazzi avevano voglia di riscattare questa sconfitta col Città di Palermo, che è stata anche una brutta sconfitta per il risultato, ma questa settimana, diciamo che lunedì e martedì hanno lavorato bene in allenamento, visto che per ora li ho io sotto, dopo le dimissioni di Gianluca, li ho io sotto la mia cura. Faccio un doppio allenatore per la prima squadra e under, e quindi mi hanno seguito e hanno fatto un po' quello che io avevo chiesto di fare, con molto impegno devo dire. E ora l'appetito viene mangiando, mercoledì prossimo sempre qui arriva il Regalbuto che ha battuto il Melilli, quindi un altro scalpo importante, continua queste squadre di A2 che vengono a fare visita a Real Termini. Diciamo che stiamo alzando il livello, vediamo dove possiamo arrivare con Regalbuto, ma io parto sempre da sconfitto, poi il campo dirà la sua. Da capitano, pesano di più nell'ottica della partita i due gol che hai fatto oppure la paura che hai provato dopo il rigore che non sei riuscito a trasformare? No, quando è così i due gol non li conto più, conto solo l'errore che è quello più facile da ricordare. Quindi mi è dispiaciuto tanto sbagliare il rigore, ma alla fine meglio succede a me che non un ragazzino che magari ho le spalle larghe, e così mi ha vendicato il mio compagno di squadra Anthony. Ecco, a proposito di spalle larghe, la spalla di Anthony Dalba è stata decisiva sul rigore di Mendes. Eh sì, lui quando viene in allenamento un po' cammina sempre così, non sto scherzando, no. È stato fondamentale, veramente, abbiamo dei giocatori veramente formidabili, però ricordo che abbiamo giocato contro una squadra super, che gioca in una categoria superiore, poi formata pure da veramente fenomeni, da cui da tanti ex compagni. Voglio fare tanti complimenti anche a questa squadra, veramente formata da grandi, un grande allenatore come Castiglione. Adesso eliminato il Piazzar Merina, eliminato il Canicattì, adesso arriva il Regalbuto, altra squadra di A2, a questo punto non ci si pone più limiti. No, limiti ci sono sempre, li mettiamo sempre, perché incontreremo anche una grande squadra formata da Giovanni Martinez e Cusizza, quindi Zanchetta, dico qua, quindi formata veramente da grandi giocatori, quindi la affronteremo normale, quella che viene ci prendiamo. Anthony, alla fine ci hai messo la spalla e hai portato la squadra al turno successivo. Sono molto contento di questo, aver vinto dopo una bella partita combattuta, un primo tempo e un secondo tempo ho giocato dai miei compagni abbastanza bene, questo dimostra che gruppo siamo e dove possiamo arrivare. Dopo l'inizio difficile in campionato, adesso mi aspetto che cominciamo a ingranare anche lì. Abbiamo battuto già tre squadre in Coppa Divisione e a questo punto non ci poniamo limiti. Tu, tra le altre cose, sei entrato a partita in corso. Sì. Non è facile entrare subito in clima, specialmente quando la partita dopo il primo tempo era già bella combattuta. Sì, ma per come sono abituato sto peggio a stare in panchina, perché incito sempre i compagni che in campo sto più tranquillo. Ora ci sono due belle avversarie, arriva la Cirreale sabato, arriva il Regalbuto mercoledì in Coppa Divisione. L'obiettivo a questo punto è continuare su questa strada. Continuare a vincere, soprattutto in campionato dobbiamo cominciare a vincere, perché sennò scappano tutte le altre. Mister, lotta dura, alla fine un colpo di spalla ha deciso 40 minuti veramente intensi. Sì, ci sta tutto. È stata una partita bella master, bella tosta, anche se non ci sono stati grandissimi agonismi di personali, eccetera, anche perché sono ragazzi che si conoscono da anni. E forse un po' nostro, un po' di rammarico per qualche occasione che potevamo sfruttare un po' di più, però è andata così, dai. Onore ai vincitori, insomma. Il cammino del Canicattì prosegue, ha sprombattuto in Serie A2, ovviamente testa al campionato. Certo,
anche perché dobbiamo, fra due giorni partiamo per questa trasfertina in Puglia e ci aspetta un'altra di quelle gare toste, perché ho già analizzato un po' gli avversari e hanno un modo di difendere abbastanza duro e tosto, e dobbiamo recuperare le giuste energie fra domani e dopodomani.